Ecco qua. Tutto a posto. Un chiosco che si rispetti deve essere sempre ben pulito, in ordine e soprattutto pieno di cose buone da bere. Tonio, buongiorno. Ti ho riportato i libri che mi avevi prestato. Allora, Il tesoro di Alibaba, Draghi e forzieri e Paioli ai piedi dell'arcobaleno. Grazie, Gazzarubestia. Li hai trovati interessanti? Interessantissimi. Soprattutto la parte nella quale vengono descritte le pietre preziose. Lo sai tu, per esempio, perché l'acqua marina si chiama così? Veramente no. Beh, perché guardandola si ha la sensazione di guardare una goccia di acqua di mare. Accipigna, molto interessante. Per non parlare poi del rosso rubino. Pensa che è il simbolo della felicità e allontana i cattivi pensieri. E lo sai che i popoli antichi, quando questa cambiava colore, pensavano che qualcosa di brutto poteva accadere? Accifolletto. E lo smeraldo. Che cosa mi dici del verde e brillante smeraldo? Ma veramente non saprei, io non sono molto preparato su questo argomento. Beh, per alcuni popoli è il simbolo della pioggia, che rinverdisce le piante e quindi della primavera. Però la pietra che preferisco di più è il diamante, perché è quella che luccica più degli altri. E cosa sai dirmi sul diamante? Beh, si dice nell'antichità che era un talismano che allontanava gli incubi notturni e scacciava via gli stregoni, i fantasmi e tantissime altre cose brutte. Accipigna! Molto interessante, sei davvero una grande esperta. Beh, quando si tratta di certi tesori. E poi lo sai che mi piacciono tutte le cose che brillano. Io vado, e ciao Tonio Cartonio, e grazie. E ciao, ciao. Ehi, grazie di esserti ricordata del mio nome. Però, tutta questa storia delle gemme e pietre preziose, beh, è molto, molto interessante. Beh, mi ha ricordato i libri, meno male. Ehi, e questa che cos'è? Mamma, ma si direbbe la mappa di un tesoro, o almeno una parte di una mappa di un tesoro. Ehi, sono tutto impignito dall'emozione. Deve averla nascosta dentro uno di questi antichissimi libri un vecchio gnomo. Anzi no, un feroce pirata. Anzi no, folletto testa di vento, deve essere la mappa segreta di un antichissimo re. Non sto più nella pelle, nella mia pelle folletta. Ciao Tonio, un bel viaggiante tiepido. Chissà se porterà ad un paiolo pieno d'oro. Tonio, hai sentito? Un pioggialatte tiepido, per favore. Anzi no, ad un forziere pieno di gemme e pietre preziose. Tonio Cartonio, così tratti i tuoi clienti? Ah, pausa Gaia, ciao. Scusami, ero immerso nei miei pensieri e ti preparo subito il pioggialatte. Non me la racconti giusta. E quali sarebbero questi pensieri così importanti da farti dimenticare le buone maniere? Niente pensieri, così, dei pensierini che... mi domandavo, chissà quale bella storia oggi ci racconta la televisione. Ecco. Ma sarà. Sì, anzi, sai cosa ti dico? Guardiamola subito questa storia, perché sono proprio curioso, curiosissimo. Serviamo un mondo. Sei d'accordo anche tu, Fata Gaia? Sì. Beh, adesso ti preparo subito il tuo pioggialatte tiepido. Contenta? Se vuoi. Ehi,
Ma lo sai che questo tuo abito nuovo, beh, ti fa proprio un figurino. Grazie. Quel bignè di fata sembra proprio arrabbiata con il fumetto. Fata Gaia, ecco, vedi, io non ti ho detto tutto. Ah, mi sembrava. Il fatto è che ho trovato una mappa. Ah sì? E che genere di mappa? Una mappa del tesoro! Non ti ho detto niente perché volevo farti una sorpresa. Però vedi, ora ho proprio bisogno del tuo aiuto per risolvere gli enigmi ed arrivare al punto. Che divertente! Oh beh, come cercare tesori piace anche a me! Se per questo piace molto anche a me. Anzi, moltissimo! Con tutti quegli ori, quegli argenti e quelle pietre preziose diventerò più ricca di requercia. Sì! Ma che dico? Diventerò la più ricca, la più potente strega di tutti i mondi di fiaba. Sì! Devo assolutamente avere quella mappa. Facciamo così. Gli zaffiri e i rubini li puoi tenere tu. A me lascia però i diamanti, perché cacciano via i brutti sogni. E allora tu tieni topazi e acque marine, ma gli smeraldi li lascerai a me, perché sono verdi come i miei occhi. Sono verdi come i miei occhi. Che commovente. Quel tesoro deve essere mio. Strega di strega. Sarò costretta a spiarli e a risolvere gli enigmi prima di loro. Ci pensi, Fata Gaia? Quando avrai tutte quelle belle pietre preziose, potrai farti un bellissimo diadema da indossare nelle grandi occasioni. Ma come si fa un diadema? Oh, è facilissimo. Ora te lo spiego. Folletto perdi tempo. Cerchiamo prima il tesoro, invece. Guarda un po' che cosa ci occorre. Nastro biadesivo, nastro adesivo, forbici dalla punta arrotondata, spillatrice e poi carte colorate e trasparenti, quelli delle caramelle, e centrini di carta, dorati o argentati, e poi per finire un cerchietto per i capelli, ma tutto rivestito di nastro dorato. Ah, Stanio, che emozione! Ehi, impara anche tu a costruire un diadema, è molto semplice. E mi raccomando, se non hai un cerchietto puoi chiederlo alla mamma o alla sorella. E se neanche loro ne hanno uno, niente paura. Puoi prendere una striscia di carta argentata, quella da cucina, piegarla molte volte e poi unirla con un pezzo di nastro adesivo. Molto semplice. Allora, per prima cosa, pieghiamo il nostro centrino, così, in metà. Ecco fatto. Poi prendiamo la carta delle caramelle e facciamo così delle pallottoline. E questi saranno le nostre pietre preziose. Le infiliamo qui dentro i buchi e li fermiamo con dei pezzi di nastro adesivo, così, all'interno. Poi un'altra carta, gialla, come un topazio. Infiliamo qua, fermiamo con un pezzo di nastro adesivo, ecco qua. E poi un bel rubino. Rosso! Vedi quanto è semplice? Ah, sì. Pezzettino di nastro adesivo. Così. E ora un'altra carta. Qua così. Fermiamo anche questa. E per finire diamo due punti di pinzatrice
al centrino. Così. Così. E così. E ora basterà attaccare dei pezzetti di nastro biadesivo qui sul cerchietto. Così. Così. E così. Accipiglia come appiccica questo nastro adesivo. Anzi no, biadesivo. Così. E così. Togliamo la pellicola. Uno. Due. E tre. E ora fissiamo il nostro centrino. Così. E così. Ecco fatto. E ora vediamo come ti sta. Ehi, accipigna! Sembri proprio la regina delle fate! Antonio, questo diadema è così bello che quasi non mi viene voglia di andare a cercare le pietre vere! Sei brava, ha fatto una sempliciotta! Tu, tieniti pure il tuo diadema di carta! Io invece me ne farò uno di smeraldo! Rubini, topazi, diamanti veri. Bene, ma ora torniamo alla nostra mappa del tesoro. Ah sì, Tonio, allora leggi il primo indovinello. Dunque, primo indizio. Passi di merlo, salti di torto. Lenti e veloci come il ricordo. L'airone grigio che vola lassù mi mostra il punto del bosco più blu. Vabbè, sai com'è? È un indovinello molto volatile. Passi di corvo, volo di airone. Che mi venga un colpo della strega. Da sola non ce la farò mai. Qui ci vuole l'aiuto di qualcuno. Certo. A me non viene in mente nessuna risposta. Allora, Tonio, è meglio che guardiamo una nuova storia e poi ci ripensiamo. Hai ragione. Le storie della Melevisione danno sempre buoni consigli. Melevisione, mi raccomando, una storia piena di buone idee. Gazza Rubezia, sei in casa? Sì, mi sembra di essere in casa. Cara Gazza Rubezia, potresti scendere? Avrei un affare da proporti. Un affare? E che genere di affare? Ne viene qualcosa anche per me? Ma certo che ci sarà qualche cosina anche per te. E vedi, è un lavoretto semplice, semplice. Si tratta soltanto di aiutarmi a risolvere qualche piccolo indovinello. Beh, quando è così, scendo subito, strega ramarra. Strega ramarra! Che simpatica! Allora, di che si tratta? Ecco, vedi, come spiegarti? Ci sarebbe? Beh, no, c'è, soltanto che in questo momento non si trova in mano mia. Una specie di mappa. Che genere di mappa? Ecco, diciamo che si potrebbe definire, sì, insomma, in qualche modo, perché ci sono dei sentieri, poi dei ruscelli, degli alberi dove... una mappa del tesoro. Per il becco di zia Cornacchia, una mappa del tesoro qui al Pantabosco? Non scalderti troppo, Gazza Rubezia!
Venezia rientra nelle penne. Per te ci saranno due, al massimo tre pietre preziose, ma brillare brilleranno. C'è un tesoro qui al Fantabosco e tu vuoi darmi due, tre pietre? Strega lucertola? O metà per uno o non se ne fa niente. Grazie, Rupezia. Io sarei tentata di incenerirti all'istante! Gazza rosso? Tesoro nascosto. E va bene. Metà per uno. Un tesoro. Un tesoro. Smettila di stare a Natale. Concentrati. Dunque, come faceva? Vola il picchio. No. Era cammina il corvo. No, era. Guarda il gufo. Ma no. Dai, ci sono. Ecco. Passi di merlo, salti di tordo, lenti e veloci come il ricordo. L'aerone grigio che vola lassù indica il posto nel bosco più blu. Alla ghetto, presto! Non sapevo che tu eri la persona giusta! Ehi! Taxi! Eccolo qui! Presto troveremo il tesoro! Sì, è il mio tesoro! È semplicissimo! Si posa il passero i suoi rami, poi spicca il volo per viaggi lontani. Albero saggio che sei in questo bosco, dimmi la via del tesoro nascosto. Semplicissimo, ma sei più oscuro di uno scorpione di notte. Presto, all'albero del Gran Consiglio. Oh, cazzo, Rubezia! Oh, lo sapevo che non dovevo incenerirmi. Andiamo. Vieni, dovrebbe essere qui al laghetto. Mm. Altrimenti significa che non abbiamo capito una pigna secca. Già, eccolo, Tonio. Si posa il passero sopra i suoi rami, poi spicca il volo per viaggi lontani. Albero saggio, che sei in questo bosco, dimmi la via del tesoro nascosto. Boh! Questo è ancora più complicato dell'altro. Oh, e io sono già stanca. Oh, trovare tesoro è difficile. Beh, fosse facile, non ci sarebbero tesori nascosti, li avrebbero già scoperti tutti. Questo è vero. Però, non credi che la filastrocca trova tesori ci può aiutare? Vabbè, sai com'è, si può provare. Proviamo subito. Dunque, sei passi a destra, volta di là. Ecco la grotta di Alibaba. Volta a sinistra, mezzo saltino, ed ecco l'oro del furbo Aladino. Corri a zigzag, segui la guida, ecco il castello del grande Remida. Segui i miei passi, segna i miei posti, ecco i tesori nascosti. Oh, ma siamo tornati al punto di partenza. Questa filastrocca per questo tesoro non funziona. Beh, sai che cosa ti dico? In fondo non abbiamo tutta questa fretta. Possiamo fermarci e guardarci una bella pallina di sputa pallin. Controlliamo. Vieni. Dovrebbe esserci un altro indizio. Ah, eccolo. Ehi, che ci fate qui? Vabbè, sai com'è? Noi cerchiamo un tesoro. Il mio tesoro? Vorrei dire il nostro tesoro. Ah, voi cercate un tesoro e come mai la mappa ce l'ho io? Ma perché noi non abbiamo bisogno di mappe. Abbiamo tutto qui, nella nostra testa strega. Vorrei dire nella nostra testa gazza. Vabbè, allora cerchiamolo insieme e risolviamo quest'altro indovinello. Allora,
Tesoro leggero, forziere pesante, dorme al riparo di fiori e di piante. Tesoro pesante, forziere leggero, cercalo in alto a due passi dal cielo. Oh, ma questi indovinelli sono sempre più difficili. Per quanto ne so, tutti i tesori che conosco sono ben nascosti sottoterra. Ma ci sono anche tesori nascosti tra i rami. Come questo qui, per esempio. Brava, questo capito. Dai, apriamo. Un momento. Si divide in parti uguali, altrimenti vi incenerisco all'istante. Chiaro? Ah beh, ad una richiesta così gentile, come dire di no? Allora, apriamolo tutti insieme. Uno, due, tre, via! Delle chiavi! Chiavi? Sono tempestate di diamanti? No, sono normalissime chiavi. Non funziona, le prendere! Che magnifiche chiavi! Un coperchio! D'argento? Ah, direi di no. Ma questo coperchio è fantastico! Questo tesoro è tanto piumoso! Chiodi? Orribili chiodi? Ma che razza di tesoro è? Lo sapevo che un folletto testa di pigna non poteva avere la mappa di un vero tesoro! Allora tu cercavi il mio tesoro! Un momento, Tonio Tartonio. A osservare bene quel coperchio, direi proprio che è il mio. E sono mie anche queste chiavi, cara Gaia Gaia. E soprattutto, strega lucertola, ci scommetto tutte le piume della mia coda che anche quei fantastici chiodi sono quelli che appartengono alla mia collezione. Ma questo com'è possibile? È possibile perché questo è il mio tesoro e tu mi hai rubato la mia mappa. Non è vero, io la mappa l'ho trovata dentro un mio libro e pensavo fosse quella di un vecchio pirata. Devo averla dimenticata io dentro uno dei tuoi libri. Comunque, io devo cercare un posto molto più adatto per il mio forziere. Tienti pure il tuo ammasso di cianfrusaglie. Senza valore. Se penso che ho sprecato il mio tempo stregando per cercare i chiodi arrugginiti. Io sono contenta. Ho sempre il mio diadema. Il diadema! Faccia rubezia! Hai visto? È proprio vero. Quel che pare un gran tesoro per uno, per un altro non vale proprio niente. Però tu sei un vero amico e quindi sei un vero tesoro per me. E allora torna a trovarmi presto perché io ti aspetto qui, non mancare. Ciao. Ehi, un bel sogno.